quest'oggi sarà una seconda puntata dello spazio recente che c'è stato sull'abolizione del denaro contante, modernità o regresso. Io condurrò questo spazio, cercherò di dare la parola, vi presento gli ospiti, in parte già conoscete, Marco Marchese, Nicola Magaletti e Paolo Musumeci, già presenti nella prima puntata. Buonasera. E abbiamo con noi invece oggi per la prima volta Alfredo Pauciulo su questo tema, che quindi vi presento rapidamente: consulente finanziario indipendente, ex stagista presso la TV finanziaria CNBC, membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani e del gruppo Economia di Radicali Italiani. Allora, cercherò appunto di condurlo meglio dell'altra volta con un primo giro rapido di opinioni, tanto il tema è abbastanza chiaro, quindi abolizione o meno del denaro contante, se è un progresso o un regresso. Un primo giro di più o meno 4 minuti, con altri due giri se riusciamo, un pochino più lunghi, 5 o 6 minuti se riusciamo, nell'ordine che inizio adesso, partendo come vi vedo io in fila, Marco, Nicola, Alfredo e Paolo. E quindi do la parola a Marco, che comincia questo giro. A te, Marco. Bene, ti ringrazio Gianni, e se poi puoi, diciamo, tenere tu d'occhio la chat, visto che sarà una trasmissione incalzante, e se ci saranno domande dalla chat ci interromperai, ce le rivolgerai e quindi ci regoleremo. Allora, se ho il diritto di interruzione, va bene. Bene, sì, hai assolutamente il diritto di interruzione, visto che sei il conduttore. Allora, io comincio con questo. Mi piacerebbe che, io chiaramente sono un fautore dell'abolizione delle banconote, del denaro contante, se volete, io manterrei soltanto la circolazione delle monetine, e per non ripetere un po' gli argomenti che abbiamo sviscerato, trattato la volta scorsa, altrimenti sarebbero delle ripetizioni e possono essere, diciamo, qui su Liberi.tv, la trasmissione può essere facilmente ripescata perché l'abbiamo riversata su YouTube. Volevo un po', ho scritto una serie di punti, no? Una serie di benefici dell'abolizione delle banconote. Io parlo, diciamo, dei primi tre, cioè li divido poi nei tre giri che abbiamo a disposizione. Abolendo la circolazione delle banconote, noi daremmo una mazzata all'evasione fiscale. Daremmo una mazzata all'evasione fiscale che deriva proprio dai settori dove si vada di più: il settore dell'artigianato, il settore del commercio, il settore dei professionisti. Con l'abolizione delle banconote sarebbero molto più difficili le pratiche di estorsione e di pizzo. Con l'abolizione del denaro contante, della banconota, in realtà sarebbe impraticabile, o perlomeno molto meno praticabile, una pratica molto odiosa che avviene soprattutto nelle regioni del sud, che sono le estorsioni che subiscono alcune categorie di lavoratori che firmano una busta paga assolutamente regolare, 1.300, 1.400, 1.500 euro, magari anche con gli straordinari, poi però devono ritornare indietro una parte dello stipendio che i datori di lavoro gli pagano, giustamente, spesso e volentieri, con proprio un assegno per tracciarlo, e poi vanno in banca, devono cambiare questo assegno e ritornare metà, non lo so, su 1.600 euro ne trattengono 800, che è lo stipendio per aver fatto un lavoro regolare, magari anche con gli straordinari, e poi la metà di questi soldi li devono tornare indietro. Questa è una pratica assolutamente odiosa, ahimè molto diffusa, per esempio nei settori della grande distribuzione e nel commercio, succede molto spesso. E queste sono tre pratiche che con l'abolizione delle banconote sarebbero molto molto più difficili, posto che io dico sempre: l'abolizione del denaro contante non risolve e non è la panacea per risolvere il problema dell'evasione fiscale, delle estorsioni, delle mazzette, delle corruttele, dello spaccio delle droghe, del racket della prostituzione, del lavoro nero o delle estorsioni praticate nei confronti dei lavoratori, però è un elemento importante e che può aiutare. Io con questo primo giro avrei terminato. Perfetto, e allora passiamo subito a Nicola. Bene, buonasera, io concentrerei l'attenzione, cioè, visto che Marco ha parlato, diciamo, delle pratiche di estorsione, di pizzo, diciamo, quindi quelle più delinquenziali, se vogliamo, cioè dell'emersione dell'economia sommersa. E chiaramente, se dovessimo immaginare, così come da 20 anni, insomma, professo,
se dovessimo immaginare al posto del registratore di cassa, chiaramente di POS, e dovessimo abolire completamente il denaro, chiaramente non ci sarebbe più bisogno un finanziere dietro ad ogni registratore di cassa, quelle incursioni che abbiamo visto a Cortina piuttosto che in altri posti, perché se appunto il denaro dovesse essere abolito, cioè senza, cioè non si potrebbe comunque, cioè, pagare se non tramite POS. Cioè, questo chiaramente implicherebbe che non solo, cioè, tutti gli esercizi commerciali, tutti i professionisti, diciamo che tutti i detentori di partita IVA dovrebbero avere appunto un POS, ma obbligherebbe praticamente ogni persona ad avere un proprio conto di identità. Se ogni persona fisica e giuridica, diciamo, avesse un proprio conto di identità, chiaramente il pagare, diciamo, in questa maniera con POS o con bonifici bancari, cioè, diventerebbe estremamente semplice. Cioè, consideriamo che già in Svezia soltanto il 2% delle transazioni avvengono con moneta contante, quindi anche l'autobus piuttosto che il parcheggio, cioè piuttosto che tanti piccoli pagamenti, già vengono effettuati così, entrando proprio nel costume, diciamo, del popolo svedese, ma non solo di quello. Cioè, sappiamo anche che in Gran Bretagna è stato già eliminato il taglio da 500 sterline. E secondo me, per arrivare a questo e per farlo in maniera non traumatica, cioè, dovremmo chiaramente far dotare tutti di POS e le persone fisiche del conto corrente di identità e abolire gradualmente il denaro contante, a partire dai grossi tagli, dai 500 euro per passare ai 200, che già sono tagli che difficilmente si usano. Cioè, per arrivare ad eliminare poi tutte le banconote e poi anche le monetine, perché io sono dell'avviso, cioè, che appunto vada eliminato totalmente. Penso più o meno di essere stato nei 4 minuti, di aver toccato, diciamo, quest'altro aspetto, cioè, visto che c'è Marco Marchesi aveva parlato del lato, diciamo, delle transazioni più che illecite, proprio criminali. Perfetto, se Nicola ha concluso, io passo la parola ad Alfredo Pauciulo. Sì, io invece, rispetto a Marco, sono contrario all'abolizione del contante, mentre sono favorevole, come in tutti i campi della vita, ad un concorso di concorrenza. E la motivazione non è solo di ordine ideologico, nel senso di avere una concorrenza tra più strumenti, ma è di ordine molto più pratico. Inizio dalla mancanza di libertà che potrebbe provocare un sistema basato sostanzialmente esclusivamente sul denaro elettronico. Vi faccio degli esempi. A parte, diciamo, la tracciabilità dei consumi, eccetera, eccetera, che ormai quella già c'è, perché stai con le carte di credito che fai. Poi non è quello il problema. Ma il problema che avresti è: uno, se c'è un amico, per esempio, faccio un'ipotesi molto semplice, c'è un amico oppure un parente per assurdo che con questo conto di liquidità momentaneamente da bonificare, cioè resta a zero, e tu ti devi prestare magari un paio d'euro oppure una ventina d'euro per farsi un piccolo acquisto, sei costretto per questo ad andare a fare tu l'acquisto insieme a lui, oppure eventualmente un suo conto di vita attraverso un sistema internet o attraverso un post terzo caricare il suo conto di vita, e quindi verrebbe anche questi piccoli aspetti della vita diverrebbero molto molto maggiori. Inoltre ti faccio presente che molta della carità che si fa per strada, anche di l'emozione. Alfredo, ti posso fermare un attimo? Mi dicono che non si sente bene, io ti raccomanderei, non so se l'hai fatto, di chiudere tutte le applicazioni che hai e lasciare aperto soltanto Skype. Ho chiuso già, forse ho il parlante troppo alto, provo un attimo, lo metto giusto un po' così. Senti, va bene, proviamo così, più di quello non possiamo fare, vai pure. Ok, e dicevo... Nel caso della carità che si fa per strada,
quando tu trovi all'angolo non so, qualcuno che ti chiede l'euro per mangiare cipollino e via dicendo, in tutti questi casi quella forma di assistenza che magari un euro io, un euro Marco, un euro chiunque che passi per strada dà un minimo di tampone a queste persone, verrebbero completamente meno questi tamponi sociali per quel che possono servire a persone completamente indigenti per scelta, cioè nel senso che facciano lo sciardo oppure proprio perché si sono trovati per strada. Chi assisterebbe queste persone? Avremmo degli, veramente degli animali spessi per strada, in cui nessuno, anche volendo fare carità, può fare carità. E, inoltre, tutti i falsi miti sul fatto che l'introduzione della moneta completamente, un sistema monetario basato completamente sul digitale, avrebbe come efficace deterrenza nei confronti della dell'azione fiscale e delle attività illecite. Successivi interventi vi spiegherò dei sistemi molto semplici con cui saranno, non potrebbero, sicuramente saranno aggirate tutti i vantaggi che questi falsi miti di deterrenza nei confronti della fiscalità e delle diciamo delle azioni criminali potrebbero in qualche modo essere sostanzialmente. Vi spiego proprio in maniera tecnica, pur ritenendo un sistema completamente basato sulla carta, cioè denaro e fondo, invece è possibile agire completamente sia i problemi relativi alla mancanza di evasione, sia ai principi fatti dal sistema. Penso di aver terminato per questo primo giro. Va bene, sì, siamo nei tempi. Adesso passo la parola a Paolo e poi dopo sì. Paolo farò la prima domanda che viene dalla chat. Vai Paolo. Ottimo, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto saluto Alfredo che l'altra volta non c'era, così mi fa piacere vederlo via web. L'altra volta avevamo concluso essenzialmente di non impipparci troppo sulle questioni ideologiche eccetera, ma di valutare più un aspetto tecnico di questa faccenda per poter poi dopo alla fine farsi un'idea forse migliore tutti, sia i pro che i contro essenzialmente. Quel che mi, così un po' ci ho riflettuto anche in questi giorni, quel che mi lascia perplesso diciamo poi la gestione di tutta questa carta d'identità, conto corrente d'identità come viene chiamato, e il costo poi che questa cosa ha, perché comunque è un bel sistema con chiavi quantomeno asimmetriche e quant'altro per evitare truffe, ruberie e quant'altro, quindi un sistema tutto sommato complesso si è fatto, chi lo paga poi, chi è che gestisce questa faccenda, sono punti interrogativi che poi magari Nicola sicuro sarà in grado di risponderci, perché se una banconota da 100 euro costa 30 centesimi, la emettiamo, sosteniamo a livello di comunità o di banca o di quant'altro quel costo lì, poi per 20-30 anni, tutta la durata della banconota, quel costo ormai è sostenuto. Se invece diventa come una carta di credito, come un bancomat, che ogni singola transazione ha anche un centesimo di costo, quando poi arrivo a usare per tanti tempo queste monete, quindi una moneta, 100 euro virtuali che circolano, dopo 20 anni non sono costati 30 centesimi, sono costati molto di più. Quindi il primo appunto è proprio una questione economica di come va gestita questa faccenda e chi la paga. L'altro punto è una questione di sicurezza dei dati che mi lascia sempre molto perplesso, perché alla fine vengono gestite, se poi viene bloccata la mia carta d'identità, il mio conto corrente d'identità, io non posso nemmeno incassare, quindi non posso né incassare né spendere e quindi rimango fottutamente emarginato dalla società. Ecco, questi sono i due punti tecnici al quale vorrei dibattere stasera e poi a sentire anche diciamo, i colleghi del SI e poi magari replicare. Grazie. Ok, allora siete stati tutti molto, molto stringati, questa forse è la prudenza
dell'esordio dell'apertura. Andrea Deliberato pone una domanda che vi pongo a tutti, poi chi ha delle notizie può rispondere. Praticamente chiede: il gruppo Economia di Radicali Italiani non esiste più, che ne pensate? Lo chiedo in primo luogo ad Alfredo Pauciulo, che ne era membro, ma anche agli altri compagni. Vabbè, ovviamente, appunto, chi può dare notizie sul gruppo Economia di Radicali Italiani? A questo punto io ricomincerei il giro da Marco. A te, Marco. Bene, allora, se il gruppo Economia di Radicali Italiani è chiuso, questo mi dispiace, dovrebbe essere riaperto subito in 3 nanosecondi, perché altrimenti si castra un dibattito politico che è sicuramente interessante. Allora, sui problemi tecnici che sollevava Alfredo, no? Diceva: beh, se noi aboliamo la circolazione del denaro contante e finanche le monetine, come facciamo a dare la carità? Beh, i poveri si potranno, o chi fa la carità, si potrà dotare magari di un aggeggetto che già esiste e che è proprio un borsellino elettronico che può abbastanza funzionare, voglio dire, basta abituarsi. Anzi, sono quasi sicuro, visto che trattiamo di soldi, che anche le persone più sprovvedute, più povere di tecnologia, quando si tratta di soldi imparano come fulmini. Questo, diciamo, per lo scambio, ma non vale soltanto per fare la carità. Cioè, quello che dice Alfredo è giusto, no? Se io a mio nipote gli voglio dare 50 euro, e vabbè, allora gli posso fare un bonifico, un trasferimento con borsellino elettronico, posso utilizzare il cellulare. Cioè, già oggi abbiamo almeno 10 sistemi diversi per trasferire il denaro senza la banconota, al quale si può aggiungere proprio quello del borsellino elettronico, dove la transazione è praticamente immediata. E, Paolo invece diceva che il costo della moneta elettronica a chi paga? Allora, io parto da un dato: oggi il denaro contante rispetto alla massa del denaro che circola nel nostro paese rappresenta solo, tra virgolette, il 15% di tutta la massa. Il problema del denaro contante, e quindi con questo cosa voglio dire? Cioè, già l'infrastruttura è bella e pronta, già l'infrastruttura è bella e spesata, possiamo introdurre delle norme attraverso i quali si possono abbassare i costi bancari, si possono normare alcune situazioni particolari, perché è chiaro che non si può chiedere ad un pensionato di 550 euro al mese di pagarne 200 all'anno per la tenuta di un conto corrente. Cioè, questi sono chiaramente un'evoluzione, problemi tecnici che abbiamo già oggi la possibilità di risolvere, ma l'infrastruttura informatica, per parlare per esempio del blocco e della sicurezza dei dati, cioè non cambia assolutamente nulla, l'infrastruttura è già bella e pronta, dovrebbe funzionare soltanto per una massa di transazioni che sono transazioni per una massa che non è altro che il 15% in più di quello che già circola. Questo da una parte. Sul blocco dei dati, o se staccano la corrente proprio al sistema Italia, beh, andiamo a farci benedire tutti. Questo è uno dei grandi pericoli che chiaramente ci sono, perché, ripeto, la maggior parte del denaro è già in formato elettronico. Beh, questo è un motivo di studio per cercare di superare il problema tecnico. Allora, questa magari può essere una domanda che possiamo porci noi nel dire: ok, se aboliamo il denaro contante, come possiamo risolvere questo problema, essendo che se staccano la corrente almeno ci resta quel 15% di massa che ci possiamo scambiare senza l'uso, diciamo, di un sistema elettronico. Però non è una buona ragione per dire questa cosa non si può fare, perché altrimenti, lo dicevo la volta scorsa, no? Il famoso carciofo, e non si può fare, stacchiamo una fogliolina e le foglioline rappresentano un perché, e non si può fare di qua, e non si può fare perché questa cosa qui, e alla fine il carciofo, cioè, effettivamente resta senza foglioline e non si può fare realmente. Il problema del denaro contante, che ripeto, rispetto alla massa monetaria rappresenta il 15%, ha però una caratteristica che può essere replicato nelle sue transazioni all'infinito. Pensate al riciclaggio. Si riescono a riciclare queste grosse masse di denaro proprio perché il denaro contante è replicabile, perché io lo prendo, trovo il sistema di riciclarlo, lo faccio entrare nel circuito economico e lo verso sui conti correnti bancari. Questo riesce nuovamente in circolo e quindi io lo posso utilizzare all'infinito in un circolo vizioso per continuare a riciclare. Ecco, il riciclaggio in Italia, quello che si fa in Italia, perché poi c'è un, diciamo, grosso, il grosso dell'operazione di riciclaggio si fa all'estero, nei paradisi fiscali. Marco, in chiusura devo passare a Nicola.
ma perlomeno quello che il riciclaggio che si fa in Italia troverebbe uno sbarramento. Al prossimo giro. Allora, prima di dare la parola a Nicola, volevo completare la domanda di Andrea, che ovviamente mi redarguisce. Praticamente la domanda era: che fine ha fatto il gruppo di economia praticamente di radicali italiani? E poi dice appunto che ai compagni, lo domanda ai compagni che sente questa sera e che avrebbero potuto farne parte. Ecco, siccome mi compare un po' a pezzi la domanda, non ho fatto scorrere bene la barra e non l'avevo letta tutta insieme. Adesso parola a Nicola. Sì, allora cerchiamo di rispondere subito alla domanda che ha ricevuto il gruppo di economia di radicali italiani: che fine ha fatto? Io sinceramente non li ho molto mai seguiti, anche quando c'erano, perché tutto sommato seguivano una sorta di economia classica. Chiedendo l'abolizione del denaro, ma non solo, perché come ho accennato la volta scorsa io vado molto oltre, io chiedo proprio agli economisti classici, cioè di cambiare punto di vista, di fare una sorta di rivoluzione paradigmatica, siccome mi sembrano veramente molto schematizzati, cioè in quelle che sono le attuali direttrici, che fra l'altro abbiamo visto a cosa hanno portato. Vi invito tutti a vedere quel inside job, no? Dove vediamo da Greenspan piuttosto tutti gli altri papaveri di questa grande economia, cioè che belle figure hanno fatto. E quindi diciamo proprio per questo non mi ha mai ispirato molto. Quindi se si è chiuso, tutto sommato mi dispiace anche, però spero che se si dovesse riaprire, spero che si riapra su basi diverse, dando voce anche una diversa interpretazione, cioè, di ciò che sta accadendo nell'economia. Veramente mi sembra che Alfredo facesse parte di questo gruppo e devo dire che se le obiezioni all'abolizione del denaro sono quelle che ha fatto Alfredo, cioè voglio dire, tanta strada devono fare, perché parlava del prestito all'amico. Dietro il prestito all'amico, cioè sappiamo, all'amico bisognoso, sappiamo che molto spesso si genera tutta una sorta di legalità che è fatta dall'usura, e lo posso dire a ragion veduta, cioè perché la mia compagna che è stata cioè, con la quale sono stato per 10 anni a Roma fa proprio volontariato in un centro antiusura ed è un qualcosa veramente di spaventoso, delle dimensioni che forse non si possono immaginare. Cioè per cui è bene, cioè se il denaro, così come io auspico, cioè, perché ho pensato che eliminando il denaro si debba ridefinire, cioè in quanto diventa qualcosa di diverso da ciò che era, se dovesse diventare il controvalore dell'utilità sociale che una persona fisica o giuridica riceve, cioè bene, nel prestito non c'è nessuna utilità sociale. Cioè la persona che ha bisogno di un prestito non si deve rivolgere a una persona, la società deve essere in condizioni cioè di fare in modo che questo tipo di bisogni non ci siano, così come diciamo chi fa carità per strada. È un problema che l'abolizione del denaro potrebbe comunque risolvere, perché sempre quella bella Svezia a cui facciamo riferimento in quanto è più avanti di noi, non solo come legislazione del lavoro, welfare, universalistico eccetera, ma visto che ha soltanto il 2% di transazioni possiamo già vedere dei buoni esempi, siccome tante persone ormai il denaro in tasca non lo portano, perché se il 2% sono le transazioni ci sarà chi fa transazioni al 10 o al 20% e chi non lo usa proprio. Bene, chi non lo usa proprio normalmente tendeva a non fare la carità piuttosto che a non usufruire di servizi che richiedessero piccoli contributi. E allora proprio stava evidenziato come le candeline che stanno davanti agli altarini, no? Hanno messo chiaramente un POS, cioè che poi il POS che ormai quello che noi conosciamo è superato, cioè perché come ho cioè questa carta per aprire il cancello del luogo dove tengo l'auto, cioè questa cartina cioè che praticamente non si striscia più come una carta di credito, ma si avvicina solamente.
conosce bene, in Svezia molto probabilmente per accendere la candelina avvicinano una cartina come questa e doneranno i 10 centesimi, non so quanto, insomma, per la candelina. Quindi il problema della carità, se vogliamo, si può trovare il sistema per continuare a farla, anche se io auspico cioè che ci sia per queste persone che hanno questi disagi un qualcosa di diverso. Già abbiamo visto che il governo Berlusconi, diciamo l'ultimo il governo Berlusconi, aveva creato, diciamo, quella piccola card, diciamo, per i più bisognosi. Cioè, quindi il problema dei poveri non c'è, cioè qua c'è un problema ben più grande, che dobbiamo affrontare e possiamo affrontare con l'abolizione del denaro. Diciamo, quindi queste obiezioni, se fossero queste le obiezioni, io sono sempre più convinto, insomma, della necessità, cioè, di questo. Per ciò che riguarda il costo, noi sappiamo che col bancomat non c'è nessun costo, con le carte di credito sì, cioè col bancomat no, e poi la gestione del denaro contante, un costo ce l'ha, e come? Cioè ricaricare quei bancomat è un costo enorme. Se poi vogliamo guardare il costo sociale, i benzinai che continuano ad essere rapinati per la 20ª, 30ª volta ogni giorno, vediamo fatti di sangue, c'è altro che fare la carità a chi sta all'angolo della strada, no? Cioè qua c'è gente che ci rimette la vita ogni giorno, cioè per questo diavolo. Nicola, vai in chiusura. Cioè, quindi ho detto, le obiezioni sono queste, e comunque cioè, facciamone pure. Io ho affrontato queste, però magari fossero queste, cioè veramente a braccetto con la Gabanelli riusciremmo a portare a vincere questa battaglia. Ok, dopo ti passerò l'altra occasione di parlare, allora al prossimo giro. Adesso passo la parola ad Alfredo Paciulo, che chiaramente era il primo destinatario della domanda di Andrea Deliberato, che chiedeva appunto che fine aveva fatto, perché non c'è più il gruppo Radicali Italiani, non esiste più, che ne pensate, e lo chiedi in primo luogo ad Alfredo Paciulo, appunto, che era membro, e anche agli altri compagni, che credo, da quanto sentirò, avrebbero potuto farne parte. Credo di averla letta tutta. A te, Alfredo. Ma che io sappia, poi economia non dovrebbe essere teoricamente in funzione. Andrea Deliberato ne faceva parte, appunto. Semmai non viene comprata dai coordinatori, perché il nostro partito si è trattato sulla battaglia giustizia, Marco, sulla giustizia, e non invece in un momento di crisi come questo, con l'ore sia da parte nostra partita, nessuna presentazione né di carattere classico, però Nicola. La città di economia è una situazione molto pratica, a parte il non mi è diritto, male, Alfredo, molto male. Alfredo, purtroppo c'è qualche problema col tuo audio. Sì, non hai una cuffietta? Se hai una cuffia, proviamo con la cuffia. Nella peggiore delle ipotesi, se non migliora, leva il video e vediamo se va bene in audio. Beh, però un attimo di nuovo. Cioè, si sente troppo rimbombo? No, si sentiva a tratti. Secondo me è l'audio di ritorno, hai le casse troppo alte. Le riabbasso. Andiamo un attimo così? Vai, prova. Sì, mi sentite? Sì, ti dico io adesso, se parli ti dico come, adesso prova a parlare. Ok, ti dice, sto rispondendo a Nicola, il gruppo economia di cui faccio parte non ha una posizione precisa sul denaro contante, sì, denaro contante, no, quindi la posizione è mia. Sul fatto che nel gruppo economia ci siano delle posizioni molto classiche, delle visioni molto stereotipate dell'economia, probabilmente è vero, ma questo non è vero. Ti posso dire che la mia grande utopia è un sistema economico basato su una libera associazione di esseri umani, che non prevede nemmeno né stati né entità sovranazionali di alcun tipo, tantomeno né private né pubbliche. Chiaramente si tratta di un'utopia. Purtroppo
purtroppo nella storia umana abbiamo assistito da sempre a lotte per il potere, e queste lotte per il potere vengono attuate attraverso l'utilizzo della ricchezza. Quindi da questo punto di vista ci sarebbe da fare una riforma spirituale dell'umanità. Non credo che questa competa a un partito politico, a un movimento politico, ma compete piuttosto, volendo, a una religione, a una entità spirituale, a una qualche forma di entità morale. E quindi proprio, insomma, non sono la persona più indicata da bersagliare per essere come economista classico. Anzi, io al partito ho portato più volte soluzioni molto innovative anche per la soluzione del debito pubblico attuale, però essendo un piccolo uomo di provincia, ma chiaramente non è che vengo molto ascoltato, che sul debito si potrebbe risolvere, però nessuno si fa carico di queste cose, perché a livelli non conviene, perché hanno intenzione di continuare ad esercitare il potere attraverso la superstizione dello spread. A livelli molto più bassi c'è la paura di usare degli strumenti innovativi, perché non conoscendone la portata si ha paura di fare qualche sciocchezza e quindi di fare figure nella migliore delle ipotesi, quando non invece ci sia una qualche forma di connivenza con il potere. Detto questo, l'esempio che facevo prima della carità non era della carità in sé, è chiaro che il problema non è solo quello, è mettere in mostra come con un sistema basato esclusivamente sul denaro elettronico ti troveresti a ingessare tutta una serie di piccole attività umane, di scambio sociale minimo. Non so, se io devo, se un mio amico rimane momentaneamente senza lasci il borsellino elettronico a casa o una qualsiasi altra cosa, e gli devo dare 10 euro perché quello deve comprare un pezzo di pane, insomma, capisci che diventa una situazione molto ingessata. Voglio dire, d'altronde, che questo sistema riesca a sconfiggere la criminalità organizzata è un falso, e vi spiego perché. Vi faccio degli esempi su alcune attività criminali che invece... Alfredo, è un minuto, come vuoi tu, sì, vai. Chiedo però se è possibile concedermi giusto altri due minuti, visto che ho parlato anche del gruppo che non mi avevo impegnato. Ok. Ad esempio, sulla prostituzione basterebbe fare una onlus oppure una società di accompagnatrici, oppure una onlus per i ragazzi, madre, non so, la chiamerebbe una criminalità, qualsiasi onlus la farebbe come caccia quella. Dopodiché, uno prima di andare a prendere avrebbe la prestazione, previa presentazione di una bolletta di versamento di una donazione a questa onlus o a questa a società di accompagnatrici. Quindi di fatto che tu addirittura agevoleresti addirittura in questo modo il riciclaggio, perché praticamente il riciclaggio lo farebbe il cliente stesso dell'attività illecita. Allo stesso modo, per quanto riguarda l'acquisto di droga, basterebbe, cioè chi va dallo spacciatore, anziché presentare il biglietto da banconota, presenterebbe una ricevuta di versamento effettuata ad una onlus che si occupa di tossicodipendenti, eccetera, eccetera, gestita sempre dalla criminalità. Quindi in questo caso aumenterebbe il costo dell'attività illecita in carico a chi ne fa uso, il che non sarebbe tutto, insomma, sarebbe un deterrente, voglio dire. Ma di fatto l'attività di riciclaggio per la criminalità la effettuerebbe colui che usa l'attività, colui che usufruisce di questa attività illecita. In più, lo stesso meccanismo che è già utilizzato in parte in tal modo può essere fatto per le estorsioni. Basta tranquillamente che l'attività criminale organizzata faccia delle società di vigilanza, poi vado a chiedere il pizzo minacciando le persone, dice: ok, deve avere questa società di vigilanza, mi paghi la fattura e me la paghi elettronicamente, qual è il problema? Gli aumentano il prezzo, così hanno sempre le stesse entrate. Avresti a questo punto non solo che chi viene taglieggiato fa il taglio per la criminalità, ma avresti anche che al taglieggiato gli verrebbe aumentato il costo del prezzo, perché chiaramente la criminalità organizzata dovrebbe entrare anche da quello e gli chiederà chiaramente un prezzo maggiorato. Okay. Sono delle tecniche così. In parte, ripeto, sulla vigilanza già viene, a mio avviso, utilizzata questa tecnica. Quindi non è che col denaro, con l'abolizione del denaro contante, tu
offre un deterrente così forte alla criminalità organizzata. Certamente, diciamo, ci sarà bisogno di una maggior conoscenza e perizia tecnica da parte della criminalità organizzata. E, voglio dire, attualmente, tra l'altro, sono... Devo interrompere, molto... Alfredo. Sì, ok, poi all'altro giro... Sì, all'altro giro usiamo tutto il tempo residuo, sì. E adesso do la parola a Paolo. Vai Paolo. Sì, allora, sul discorso gruppo economia, non so, vabbè, ultimamente così in questi anni già con Daniele Carcea dal 2005-2006 seguiamo questioni abbastanza interessanti sulla finanza, su queste cose qui. Non siamo stati chiamati, quindi così, questa è la risposta che do al compagno Andrea. Però diciamo non abbiamo visto nemmeno tutta questa produzione di documenti o di cose, almeno a me è sfuggita quasi, tant'è vero che mi sono accorta solo perché ogni tanto qualcuno nelle mail si è titolato sotto dopo nome e cognome Gruppo Economia Radicali Italiani, ecco, più di lì non ho visto. Detto questo, io però vorrei fare un po' di chiarezza, perché un conto è l'auspicio, vogliamo la miseria, vogliamo tutti un mondo migliore, eccetera, e sono d'accordo con Nicola che quello deve essere il primo obiettivo. Dobbiamo rimanere però sul tecnico, e Marco non mi ha risposto tutto sommato, perché io sto dicendo, se a qualcuno nella stanza dei bottoni se la prende con Paolo Musumeci perché parla di alcune cose e gli blocca il borsellino elettronico, e a quel punto il signor Paolo Musumeci diventa un rinnegato, e chi è che mi garantisce da questo? Questa è una cosa basilare, non abbiamo garanzie di questo. Io mi sono rifiutato di fare all'epoca la carta d'identità, quella tipo smart card eccetera, perché c'era l'obbligo di dare le impronte digitali che le gestisce qualcuno, boh, non so chi, all'interno del Ministero degli Interni della Repubblica Italiana. Ma chi si fida? Perché devo dare le mie impronte digitali? Perché devo dare il mio conto corrente d'identità a questa gente da quale vediamo lo stato di illegalità dove si vive? Quindi, se possono le cose, bel mondo con tutto quello che tutti auspichiamo, veniamo diciamo all'area radicale, quindi abolire la miseria sarebbe la prima cosa che penso potrebbe a risolvere parecchie problematiche, ma un discorso più generico forse, come dice anche Alfredo. Questo così, per fare un inciso su determinate distinzioni, perché se si va troppo sul filosofico poi si dicono tante belle cose, ma poi stringi, non ne esce niente. Quanto alle possibilità di elusione, penso Alfredo ce l'abbia insomma sicuramente snocciolate in maniera molto, molto, molto semplice. Io credo che sì, la massa monetaria è come dire M1, che sarebbe M0, poi che sarebbe la moneta, carta, eccetera, è sicuramente una frazione rispetto a M1, M2, se poi calcoliamo M3 ancora meno. Però il POS c'ha un costo, perché io negoziante che accetto di vendere chewing gum 1,30 € col POS, alla banca li do l'1% se mi va bene, 2%, 3%. Come parliamo, no, dello sì. 0,2, parliamo dello 0,2 col bancomat, il 2 e il 3% è con carta di credito. Facciamo finire Paolo, poi magari il dibattito lo facciamo all'ultimo giro, diciamo, con il contraddittorio. Vai Paolo. Sono un po' di centesimi, e quindi io ogni volta che spendo comunque una transazione c'è, quindi alla fine della vita di quei 100 euro virtuali, eccetera, il costo sicuramente è maggiore rispetto ai 100 euro di carta che hanno circolato. Voi ricordate sicuramente, Alfredo, sì, la 1.000 lire di Napoli. Se noi mettevamo 100 carte monete da 1.000 lire, a Napoli erano alte così e a Milano più basse, perché la 1.000 lire a Napoli circolava in una maniera pazzesca, sì? Ci si comprava tutto, eccetera. Quella 1.000 lire costerebbe molto, molto di più, perché ogni transazione è un centesimo ogni 100 euro. Dopo 1.000 transazioni facciamo il conto di quanto è venuto, ed è più dei 30 centesimi per costo della bolletta. Quindi sono problematiche che vanno affrontate, e come dire, si può dire un costo sociale della moneta, si può dire, cioè troviamo una soluzione a come gestirlo, perché non si può
far sì che poi ogni transazione venga fuori, e quindi è costoso. Ci sono i metodi, troviamoli, probabilmente dovrebbe essere una gestione finanziata dallo Stato, dovrebbe essere una gestione fatta da una fondazione che in qualche modo poi gestisce questo, però ripeto, mancano le garanzie, almeno in queste due serate non sono venute fuori queste garanzie. Grazie. A posto. Allora, io stiamo incredibilmente in perfetto orario e abbiamo ancora abbondante un quarto d'ora, quindi io ridò la parola per il giro. Se riusciamo ad essere civili, possiamo magari anche instaurare un piccolo contraddittorio, ovviamente senza sovrapporsi, con la voce. E quindi ripartiamo da Marco. A te, Marco. Bene, allora, tengo sempre il tempo, più o meno 5 minuti, vai. Benissimo, cercherò anche di fare l'economia, così ci facciamo un po' di dibattito alla fine. Allora, Alfredo diceva, c'è il discorso comprare il pane, così come per prostituzione e droga ci possono essere altri sistemi. È vero, ci sono altri sistemi, io sono d'accordo con te. Il tutto però si scontra con la scarsa diciamo volontà di praticare politiche liberali, libertarie in Italia, per cui se non c'è quello mi pare, diciamo, un po' difficile. Io penso viceversa che abolendo il denaro contante, per esempio, è normale, come la paghi la prestazione sessuale? Cioè, questo forse potrebbe dare addirittura l'input ad un'azione politica di legalizzazione, tranne se non pensiamo che le prestazioni sessuali possiamo andare lì con il baratto e pagarlo con scatole di pomodori pelati, cioè ad un certo punto queste signore non iscritte all'INPS si scocceranno di ricevere pomodori pelati. Allora magari apriranno un borsellino elettronico, allora magari ci saranno 50.000 borsellini elettronici che ricevono un flusso di denaro anomalo, e allora alla fine ci convinciamo che è meglio tassarlo. Forse può essere addirittura una chiave per scardinare dei processi che oggi sono assolutamente bloccati e trovare la chiave per sbloccarla e legalizzare la prostituzione, così come legalizzare le droghe. Giusto per correttezza, io non parlavo di fare delle donazioni di polli alle signorine, ma semplicemente tu ti porti un bollettino ricevuto diversamente a un onus. No, ma l'esempio però lo facevo io. Non riprendevo un esempio tuo, lo facevo io l'esempio. Cioè, okay, no, l'esempio lo facevo assolutamente io, non ti preoccupare, figurati. Quindi io dicevo, molto probabilmente questo darebbe l'input a delle azioni di legalizzazione più che di liberalizzazione in tal senso. Poi Paolo diceva, c'è un grosso problema di sicurezza, e questo è assolutamente vero, ma questo problema di sicurezza lo dobbiamo studiare. Noi dobbiamo prendere questo argomento, metterlo in una bilancia e pesarlo, costi e benefici. Cioè, è vero anche il discorso della 1.000 lire, però dobbiamo un po' pesare i benefici dell'abolizione del contante su tutta una serie di altre cose. Poi c'è anche un fattore che è determinante. È chiaro che se noi aboliamo la circolazione delle banconote, completamente il denaro contante, è normale che non funzionerà più il sistema come prima. Non possiamo pensare che funzioni, che continua a funzionare il sistema così come sta funzionando adesso. Poi possiamo snocciolare decine di idee. Il circuito, per esempio, possono convivere i circuiti di moneta elettronica, può convivere un circuito di moneta elettronica che serve solo l'infrastruttura tecnologica per lo scambio, per le transazioni, sto parlando di questo, può convivere il sistema privato, e possiamo mettere in piedi un sistema pubblico con tutte le garanzie di sicurezza non plus ultra che decidiamo di mettere in una norma legislativa, e che poi, come tutte le cose, può funzionare bene ma può anche funzionare male, come oggi ci sono tante cose che funzionano bene e funzionano male. Se però non siamo proiettati con sistemi innovativi, se non siamo proiettati nel futuro, se non siamo proiettati nel cambiamento, noi alcune cose non le cambieremo mai in Italia. Parlo appunto del racket, della prostituzione, dello spaccio delle droghe e del lavoro nero. Lavoro nero che è un flagello in Italia. Aboliamo il denaro contante, come li paghi? Con i pomodori pelati? Non si può. E allora anche lì pesiamo il beneficio che può avere
l'abolizione del denaro contante, sul flagello del lavoro nero, sullo spaccio delle droghe, sul racket della prostituzione, sulle estorsioni e sul pizzo che sono meno praticabili, sull'evasione fiscale. Insomma, pensiamoli davvero queste cose, perché probabilmente riusciamo poi a trovare i sistemi. Mi interrompo. Allora, ti interrompo perché noi che siamo ormai nel futuro proiettati con questa web TV, dalla domanda, dalla chat abbiamo anche addirittura, siamo passati alle risposte dalla chat. Allora Andate Liberato risponde ad Alfredo, il gruppo di economia non esiste più, e risponde sempre Andate Liberato a Paolo. Daniele Carcea era membro anche lui come Alfredo e come me, nessuno ti deve chiamare, sei tu che devi andare da Radicale, lo sai benissimo. Andrea Spinetti, una considerazione, dice chiaramente sto estremizzando il concetto, ma in un paese come l'Italia la logica non fa parte del decidere. A questo punto passiamo a Nicola. Sì, riguardo sempre al gruppo di economia, dove appunto Alfredo diceva che non era né favorevole né contrario all'abolizione del denaro, non è assolutamente vero, cioè perché io da 20 anni parlo di abolizione del denaro e praticamente il gruppo economia l'ha sempre ignorato. Ignorarlo significa che non lo considerava un fatto prioritario. Ora finalmente con il risalto che gli sta dato la Gabanelli ne parlano tutti i quotidiani, tutte le TV, e io spero che chi ignorava, cioè questa strada che invece per me è una delle soluzioni, non è la sola, come scrivo nel mio libro, cioè ebbene, ora ho sentito, mi hanno distratto un attimo, cioè quindi per me la colpa del gruppo economia è appunto questo, che non avendo preso posizioni di fatto ignorava questa posizione, cioè quindi ciò che il futuro stava portando avanti, che io avevo previsto da tanto tempo, cioè di fatto non l'ha assolutamente visto, come spesso fanno gran parte degli economisti. Cioè quindi mettiamo una pietra, stendiamo un velo pietoso sulla commissione, sul gruppo economia dei radicali, ma non solo, su tanti economisti classici, e passiamo a ciò che diceva Paciulo, no? Cioè io addirittura sono utopico, volevo una riforma spirituale anche se compito della religione, cioè mi piace questa posizione, no? Io sinceramente, Alfredo, io sono popperiano invece, cioè per cui non mi interessano riforme spirituali, non mi interessano utopie, io sono per un'ingegneria sociale, cioè che tenda a risolvere i problemi in chiaro stile radicale che si ispira a Popper, a risolvere i problemi che mano a mano ci troviamo di fronte. Cioè quindi per me l'abolizione del denaro contante significa risolvere un problema pratico per rendere la società migliore, e questo è possibile. Anche gli esempi che facevi, quando parlavi di prostituzione, cioè piuttosto di droga, io già la volta scorsa cioè dicevo, così come scrivevo sul mio libro, che le legalizzazioni sono funzionali all'adozione, diciamo, della moneta virtuale. Cioè per cui io mi auguro, e l'ho scritto da tanti anni, da 3 anni questo libro in particolare, che ci sia la legalizzazione della prostituzione e anche delle droghe. Al di là di questo, nel momento in cui ci fosse solo denaro virtuale, le prostitute potrebbero tranquillamente fare la loro ricevuta come massaggi, cioè non mi interessa, perché io intendo cautelare, e sarebbe lungo dire come, però io penso che si possa cautelare la privacy molto più di oggi, cioè quindi non mi interessa sapere dove vanno a finire questi soldi, se per andare a prostitute o per fare un massaggio, per avere assistenza psicologica. Cioè, mi interessa intanto che questi soldi siano tracciabili e intanto che questa gente paghi come tutte le tasse e abbia le giuste garanzie, cioè, da un welfare universalistico vero. Cioè, quindi prostituzione, cioè, droga, cioè, non mi sembra diciamo che costituiscano un problema. Anche le estorsioni, società di vigilanza, pagare con fattura. Va benissimo, ci pagano le tasse, è tutto tracciabile. Se poi si scopre che la società di vigilanza è detenuta da mafiosi o da quello che sia, dalle indagini, bene, vorrà dire che salterà. Che significa? Cioè, l'importante è eliminare tutto questo. Nicola, questo è molto interessante sulla società di vigilanza, perché poi c'è un fatto. Se in quel determinato comune i commercianti sono con quella società di vigilanza, l'anomalia salta fuori prima, paradossalmente. Scusami l'interruzione. Certo, alla fine si salvano tutti, quindi anche questa la considero un'obiezione molto debole. Poi passiamo a Musumeci, che diceva
nella stanza dei bottoni, cioè cosa succede quando è così controllata. Questo sicuramente è un approccio serissimo, no? Perché il più grande problema, come ho detto più volte, è Orwell, il terzo occhio che controlla tutto. C'è però questa obiezione, la supero, appunto, forse l'abbiamo anche accennata, non mi ricordo, perché sto tenendo diverse tavole rotonde in diversi luoghi. Cioè, praticamente, cioè, se noi riteniamo che il telefonino sia uno strumento più moderno, cioè, non usiamo i pizzini soltanto per paura di essere intercettati, dobbiamo semplicemente mettere delle leggi che garantiscano la nostra privacy, cosa che sicuramente nella Seconda Repubblica non è accaduto. Io sarei molto più severo, cioè, nelle norme per garantire la privacy delle persone. Cioè, e questo dovrebbe essere una società più aperta, più moderna, che si ispira veramente a dotarsi dei mezzi possibili, diciamo, per superare le contraddizioni che stanno all'interno della nostra società. Nicola, per scusa, fare in modo... io non sto parlando di privacy, ti dico, a me se viene fuori sui giornali che vado a puttane, non me ne può fregare di meno, a me interessa che il mio borsellino sia libero e non me lo tocchi nessuno, e nessuno mi impedisca di incassare né tantomeno di pagare, perché il problema della privacy non c'è. Nicola, concludi che devo passare dal freddo. Sì. Vai. Senti, secondo me il problema della privacy invece è, a mio avviso, io lo sento molto, è molto importante, io intendo cautelarlo, no? Ma ti dirò di più, cioè, se un padre dovesse rifornire il borsellino elettronico del figlio, cioè, io prevedo, anzi pretendo, cioè, che quel padre non possa andare a controllare come spende i soldi, e pretendo che nessuno possa mettere le mani nel portafoglio elettronico di un ragazzo, di un uomo, di chi che sia. Questo è un fatto fondamentale, però è serissimo. Ok, prima di dare la parola a Alfredo, una considerazione di Stefano Russo che dice, a me, secondo lui, non, Stefano dice che non ha risposto alle obiezioni di Alfredo, e andate liberato, fa una considerazione e domanda a Nicola Magaletti, credo che tu ti riferisca alle commissioni del congresso, non al gruppo economia. Parola ad Alfredo, vai Alfredo. Scusami, cosa diceva Andrea? Scusami, perché non ho ascoltato bene. Allora, Andrea diceva dunque, a Nicola diceva che secondo lui, Nicola si riferiva alle commissioni del congresso, non al gruppo economia. Questo diceva Andrea. Sì. A te Alfredo, vai. Dunque, tornando a quello che diceva Nicola, Nicola, io non ho parlato di riforma spirituale, anzi, sostanzialmente era una critica che rivolgevo a te nel dire che il problema della carità che avevo sollevato era per spiegare come un sistema esclusivamente basato su denaro elettronico ingesserebbe anche dei piccoli gesti di vita quotidiana. Perché dicevo che addirittura io sono per una modernità dell'economia che va molto oltre anche quello che prospetti tu e Marco Marchese. Io dico denaro. Siete disposti ad un'economia in cui non esiste il denaro, ma esiste il servizio civile? Non credo, perché ragionate ancora in termini di denaro. Quindi sulla modernità o sull'essere antiquati in economia, ci fare attenzione, perché c'è chi ha delle visioni molto ampie e soprattutto se uno ha visioni di questo tipo vuol dire che sicuramente è un po' perdente. Io mi considero uno sperimentatore, un ingegnere sociale, ma per il bene. Però molto spesso mi sono trovato in questa attualità storica a trovare degli ingegneri sociali che si dicono popperiani, ma alla fine costruiscono delle aberrazioni hobbesiane. Quindi attenzione, vediamo bene quando analizziamo i nostri sistemi quali sono le conseguenze non solo nel best scenario, ma anche nel worst scenario. Perché io faccio un'analisi soprattutto degli scenari peggiori, perché quelli migliori sono contenti se si realizzano, ma ho paura di quelli peggiori che si possono realizzare. E nel caso della moneta elettronica, lo scenario peggiore è quello che Paolo in itinere ha segnalato. Cioè, perché qualora dovesse instaurarsi un regime in un paese qualunque, in Italia o in Europa che sia, il regime si può sempre instaurare. Non è che nella storia è piena, non è che arrivati alla modernità pensiamo che non sia più possibile. Può essere ancora possibile. E nel momento in cui tu lo fai, pensa se il denaro elettronico fosse esistito durante la resistenza non sarebbe stata possibile. Perché il fascismo avrebbe avuto il controllo di tutti i conti e di tutti i borsellini elettronici, per cui la resistenza non poteva essere finanziata. Quindi attenzione ai vostri scenari, agli scenari del caso peggiore.
è su quelli che bisogna lavorare e vedere se un sistema, soprattutto monopolistico, di denaro elettronico possa o meno essere di grosso limite alla libertà individuale, alla libertà della società, e quindi in qualche modo andare in diretto contrasto con la visione di società aperta di Popper. Detto questo, Alfredo pensa sì. Un po' che una deriva autoritaria potrebbe come primo atto abolirlo il contante. Infatti il pericolo è come la mettiamo? Paradossalmente io la preoccupazione che avrei quando poi mi No, ma la deriva autoritaria non dipende dall'abolizione del contante, ma è esattamente il contrario. No, io non ti sto dicendo che dipende dall'abolizione del contante, ti sto dicendo che nel momento in cui ci fosse una deriva autoritaria e tu avessi già l'abolizione del contante già fatta in un sistema democratico, nel momento in cui ci fosse quella deriva, tu non avresti nessuna possibilità. Ma la deriva autoritaria può farlo con un decreto in un'ora? Non so, ma no, Marco, ascoltami. Io non ti sto contestando questo, ti sto dicendo. Se la frega la deriva autoritaria di quella che fa la carità, il pane. Marco, scusami, se la resistenza fu possibile perché era possibile trasferire ricchezza anche attraverso altri sistemi. Se dovesse instaurarsi un regime autoritario quando tu hai già il denaro elettronico, già in una struttura completamente elettronica del denaro, sarebbe ancora più difficile organizzare, forse impossibile, non dico impossibile, ma quasi organizzare una resistenza. Faccio il dittatore, domani mattina pulisco il contante, è uguale. No, ragazzi, devo dare la parola a Paolo, quindi Alfredo vai in chiusura. Marco, ascolta, io non ti sto dicendo che la deriva autoritaria non accade, può accadere in qualsiasi caso, sto dicendo solo che sarebbe in un caso in cui dovesse accadere una deriva autoritaria, la presenza di un sistema basato esclusivamente sul denaro elettronico renderebbe più difficile organizzare la resistenza a questo regime. Faccio un'analisi di scenario peggiore, non ho detto che accada, però lo stesso. No, è molto molto chiaro, Alfredo. A Paolo in chiusura Come? Beh, siamo già a un minuto e ce ne sono altri 5 da dare a Paolo e stiamo sforando, capito? Era giusto per dire che c'è, così come con gli atti criminali, ci sono un sacco di tecniche che vengono attualmente utilizzate dalla società, dalle grandi società, per cui è possibile con le triangolazioni sull'estero e con le operazioni carosello fare degli arbitraggi fiscali e caricare i costi sulla società in Italia, anche sulla società non quotata in Italia, per cui di fatto uno, anche con tutta l'abolizione del contante, riesce a fare tranquillamente evasione fiscale facendo triangolazione sull'estero. Quindi anche quello della lotta all'evasione è un falso mito, con la contribuzione del denaro elettronico. Okay. Vai Paolo. Allora dai, ho ceduto un minuto ad Alfredo, ma diceva secondo me una cosa importante, perché poi appunto la microcriminalità, spiccioli, spiccioletti, eccetera, quelli seri, eccetera, poi che fanno passare i dirigibili, le balene, come dicevo anche l'altra volta, sopra, e quindi fanno quella reazione che stava descrivendo appunto Alfredo. Rispondo ad Andrea, la Commissione Economia, io te la dico alla toscana Andrea, a me le ricottine non piace farle, che è uscito? Boh, nulla, e quindi che era meglio, cioè, quindi probabilmente non voglio dire perché non c'ero io, però c'era Andrea, c'era Carcea, ma non è uscito niente da questa Commissione Economia, quindi evidentemente si è arenata su qualcosa. Ed è un problema che scontiamo all'interno anche del partito, che insomma tutto sommato ci sono idee molto innovative, e Alfredo ne rappresenta penso anche parecchie, sono contento che sia nel comitato, e però poi alla fine non vengono fuori, quindi se deve essere una commissione di economia che fa le ricottine è meglio che non ci sia, o se c'è è meglio che non faccia nulla, ecco, questo detto proprio criticamente come la penso sulla commissione economia. Ritornando all'argomento a bomba, allora, le obiezioni ci sono, secondo me rimangono, e sì, potremmo fare anche una terza puntata, però forse sarà il caso poi di leggere un po' anche più sto libro, perché ogni volta poi si parla sempre del libro e sembra poi un uno contro tutti, ma in realtà non è così. Punto della
appunto di alcune libertà della resistenza, di queste cose che Alfredo ha sottolineato, mi fanno essere ancora più perplesso rispetto a come ero a inizio data. Quindi ecco il problema, poi si parla di Bibbia, io c'ho proprio, cioè, mi sento già il prurito addosso. Avete nominato filosofi che sono splendidi eccetera, ma che hanno vissuto in un'altra era, cioè hanno vissuto in pieno carbone e poi in pieno petrolio e piena crescita eccetera. Oggi è cambiato il paradigma, le cose sono completamente diverse e quindi non possiamo più ragionare anche seguendo cose interessanti che possono essere così degli spunti, ma non devono essere dei totem messi lì, perché poi quando ci troviamo a difficoltà di ricezione delle risorse e di quant'altro, se puoi essere popperiano quanto ti pare, ma se c'hai un bue e mille persone, te ne sbatti il cazzo di popper, pigli il macete e fai una strage. Quindi cerchiamo poi di scendere terra a terra e spero che anche la terza puntata si basa ancora di più su queste tecniche e meno filosofiche possibile, perché se no veramente non andiamo da nessuna parte. Taglio qui, così vediamo se riesco a guadagnare lo spazio per la prossima volta. No, no, senz'altro l'avremo, quindi se siete tutti quanti, mi pare, disponibili a una terza puntata, siamo in ritardo, io vi ringrazio tutti quanti, ci impegneremo appunto per una terza puntata. A questo punto io, con un netto ritardo, do la parola a, cioè do la parola, do la linea alla regia di Donato Volpicella, che ringraziamo, e quindi l'appuntamento lo do a voi con la prossima trasmissione a tavola con l'altra psichiatria. Giancarlo Calciolari intervista il dottor Agnello Di Martino e i ragazzi del progetto Jenny è tornata. Forse anche Basaglia ascoltava Pasco. Grazie ancora, grazie a tutti. Ciao, buonasera. Ciao.